la prova di quest'ampi userò questa Fender Stratocaster del 72, completamente originale, che non è considerata dai molti esperti un autentico pezzo vintage, ma è comunque un autentico pezzo della storia del rock. Per le riprese audio utilizzo un microfono Shure SM57 collegato direttamente nel registratore Zoom H4, assolutamente in flat, per cui quello che sentite è esattamente il suono che esce dall'amplificatore. Per aggiungere un po' di ambiente, l'ambiente della stanza, ho missato insieme anche l'audio della telecamera con cui sto facendo le riprese. Ciao amici accordiani, oggi vi voglio presentare questa testata, è una Masotti M1, la monocanale di casa Masotti, e io la uso prevalentemente pulita con dei pedali davanti, ma oggi la sentiremo assolutamente nuda e cruda. E partiamo da un pulito. Il pulito è molto dinamico e ricorda molto, a parte i coni insomma, che qui sono una combinazione di Vintage 30 e di Greenback, il pulito di un Fender, è molto dinamico e molto rispettoso delle dinamiche tra i pick-up. Sentiamola con il pick-up al manico. Ora ascoltiamola con la combinazione di pick-up centrale più ponte. Rispetta molto, ecco, le combinazioni di pick-up. Adesso alziamo un po' il gain e otteniamo un suono, diciamo, più blueseggiante, facciamo un riff blues. Passiamo con il gain da circa metà dove adesso fino a più o meno 8, non proprio al massimo, per sentire come questa testata in realtà non comprima mai, anche alzando molto il gain, e si comporti sempre di più come una vecchia Plexi, come un Marshall dannata. Adesso sentiamo anche come, senza toccare nulla, risponda al controllo di volume sulla chitarra, cioè abbiamo sentito il suo distorto. A questo livello di gain, soltanto toccando il volume della chitarra, scendiamo a un livello che è praticamente quasi un clean. (Susurra)
Per quest'ultimo suono ho preso una chitarra con Ian Baker e una Paul Smith Custom 22 e vorrei farvi sentire come agisce il controllo feedback che è posto sul retro, non posso farvelo vedere, lo vedete nelle foto, che messo abbastanza alto apre in qualche modo la testata anche con gli humbucker che tendenzialmente sono comunque più scuri e la rende diciamo aggressiva plexizzandola ulteriormente anche con questo tipo di pick up. Spero che questo articolo e questi video vi siano piaciuti e che possano essere stati utili a qualcuno. Ci rivediamo fra qualche giorno quando proveremo sempre la M1 con abbinata ad alcuni pedali che sono montati in una pedaliera switching. Anche su questo, insomma, ho scritto un articolo, spero che vi possa interessare. Ciao!